La pace dei santi sia con voi. Il 24 settembre la Chiesa Ambrosiana celebra la festa di Santa Tecla, Vergine e Martire. Dalla fine del II secolo è attestato il culto a Santa Tecla, donna cristiana, che non ha esitato a versare il suo sangue per il Signore Gesù. Le chiese ortodosse e le chiese greco-cattoliche chiamano Santa Tecla megalomartire, cioè prima grande donna cristiana che subì il martirio. In effetti è la santa del cui culto si possiede la documentazione più antica, pur gravando la più completa oscurità storica sulla sua vita. Folta letteratura leggendaria sorse già in epoca patristica. In Asia Minore e poi per tutto il Medioevo circolavano versioni molteplici della sua passio. In suo onore furono edificate molte chiese. Il luogo di origine del suo culto sembra essere Seleucia, già meta di folti pellegrinaggi in età antica. Qui l'imperatore Zenone fece edificare ben 3 basiliche in suo onore. Il culto di Santa Tecla fu vivo anche in Spagna e in particolare a Tarragona, di cui è patrona. Ad essa venne dedicata la prima cattedrale eretta a Milano verso la metà del IV secolo. Alla Vergine consacrata, il vescovo Sant'Ambrogio proponeva ripetutamente, accanto alla Beata Vergine Maria, l'esempio di Santa Tecla come modello di fede e di costante perseveranza nell'amore del Salvatore. Diceva Sant'Ambrogio: «Maria vi insegna una regola di vita, Tecla vi sia maestra nel sacrificio». A partire da Sant'Ambrogio, Tecla ebbe nella Chiesa di Milano un culto particolarmente vivo, a differenza della Chiesa romana e a somiglianza delle Chiese d'Oriente. Il nome di questa martire è iscritto fin dai tempi antichi nella preghiera eucaristica prima della Sacra Liturgia Ambrosiana. In questo stesso giorno le chiese ortodosse fanno memoria di San Silvano del Monte Athos, monaco. Simeone Ivanovich Antonov, nato in Russia da famiglia contadina, nel 1892 entrò nel monastero atonita di San Pantaleone, compiendo una splendida parabola di vita che dai focosi inizi di uomo violento e passionale conduce Silvano, grazie a un'umilissima docilità all'azione dello Spirito Santo, ad essere una figura spirituale di altissimo livello. L'esperienza dell'amore di Dio scioglie progressivamente e dilata lo spazio del cuore di Silvano. La desolazione del cuore, vissuta in fiducioso abbandono, e una compassione senza confini sono i tratti che più caratterizzano Silvano. Pur nominato economo del monastero, costituito da centinaia di monaci, intraprese, senza mai arrendersi, un cammino di assimilazione al Signore misericordioso, che lo rese fiaccola luminosa per innumerevoli persone che accorrevano a lui per chiedere una parola e la sua preghiera. Buon onomastico a tutti coloro che portano il nome di Santa Tecla e San Silvano, ed auguri a quanti il 24 settembre festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza.